Buongiornissimo caffè, ragazzuole. Allora, oggi è lunedì, oddio, 22 se non mi sbaglio, sì, perché ieri era il 21, 22, vedete? Sì. Niente, io mi sono fatta sempre il mio solito caffè e mi sono fatta appunto una tisana che è bollente, purtroppo l'ho scaldata un po' too much. Volevo farvi vedere queste tisane strabuone che mi sto prendendo adesso la mattina, mela e fico. Strabuone, ma veramente buone, buone, buone. Allora, scusatemi l'aspetto terrificante, però vabbè, oggi volevo in realtà rimanere in casa, iniziare a leggere alcuni articoli e sistemare un po' camera mia, cioè in generale fare tipo un general cleaning. Non è che devo fare chissà che cosa, solo che stasera non so bene se devo vedere un attimo anche gli orari di Marco. Perché se lui comunque, vabbè. Lui c'ha 3 mattine, però il 25 è libero. E vorrei anche andare in palestra a consegnare il mio certificato, perché è veramente passato troppo tempo. Volevo chiedere un attimino come funzionasse con il mio abbonamento, eccetera, perché così almeno da luglio riprendo per bene, andrò in tirocinio. E niente, insomma, madonna mia, mi sento un po' rintronata. Devo riprendere a dormire anche un filo prima, in realtà. Però significa che mi devo comunque tenere occupata. E devo anche un po' sistemare un po' di cose burocratiche, tipo l'assicurazione. Devo prendere appuntamenti perché mi scade dopo 10 anni la carta di identità, il passaporto, vabbè, comunque ho deciso che adesso mi appropinquo a fare insomma tutte queste cose. Nei prossimi giorni invece in realtà mi devo organizzare sia per ripassare un pochettino per il tirocinio e poi continuare ovviamente a leggere articoli. Allora ragazzuole, io ne approfitto per fare un minimo di skincare stamattina, vediamo che cosa mi viene fuori. Beh, in realtà dopo mi devo, più tardi mi devo lavare assolutamente questi capelli perché sono indecenti. Io utilizzo sempre questo scrub qua in realtà. Questo qui, che è appunto si chiama Gommage Scrub di Vrochet, è veramente buono questo. Allora, per sciacquarmi aiuto con questo panno in microfibra che in realtà ho preso un sacco di tempo fa, erano 3 panetti su Amazon. Andare a procedere con questa maschera. Vediamo che cosa viene fuori. Oh, aia, sono accecata. Voilà. Ok, allora ci sono, la tengo 10 minuti. Io nel frattempo mi lavo anche i denti, vediamo se riesco. Ragazzuole, niente, praticamente mi si è seccata la maschera. Oh, caso di levarla magari. Io di solito cosa faccio? Metto l'acqua di rose di Pixi, questo qui, e lo metto su, tamponato. Ok, io nel frattempo mi metto anche le lentine, già che ci sono, devo anche sistemare tutta questa roba delle lentine che ho. E forse dovrei anche prenotare una visita, perché sto diventando cieca. Comunque io utilizzo queste qua, non so se le conosciate, però vabbè, meno 3 e meno 1,5. E queste qua sono le mie lentine. Per chi è cliente Coop, io vado proprio all'ottica della Coop, queste qua sono quelle daily. Io non prendo più le mensili perché mi provocava veramente una congiuntivite allucinante ogni volta. Tranquilla. Però al massimo massimo utilizzo questa ancora come sempre, la mia amica fidata, cioè ho 250 boccette di questa crema qui della Chica Pear, della Dr. Jart, aspettate. Eccola qui. Però in realtà sia la mattina che la sera metto sempre, sempre, sempre questo siero qui che ho già iniziato ad utilizzare. Ok, questo siero qui è di Giada Cosmetics.
Praticamente è un siero naturale, ok, che ho preso, se non mi sbaglio, per 17,90€, una cosa del genere, sul sito di Yes Isabella, che è praticamente un sito online dove vendono cose esclusivamente naturali, quindi con comunque degli inci veramente buoni, e diciamo che mi super fido, insomma, di questo sito qui, perché comunque sia racchiude un po' tutti i vari brand, appunto, che hanno questo concept, e in più perché è il sito sia di una mia amica, che è appunto anche una sua collega, una sua amica, che appunto anche lei ha un canale qua su YouTube che si chiama Beambra, Beatrice, e me l'ha super consigliato lei è praticamente insegnante di cosmesi naturale, cioè meglio di così si muore, e niente, infatti mi ha detto no, utilizzalo assolutamente, perché questo qui ha un effetto anti-age, effetto tensore, e la cosa assurda è che va benissimo per qualsiasi tipo di pelle. Cioè, già dalla prima volta che praticamente ho messo questo siero, ho notato subito proprio, cioè, un cambiamento da così a così. E niente, se andate sul sito a leggere l'inci, comunque è veramente naturale e super top. Io di solito metto 3 gocce così, questo sia la mattina che la sera proprio, e niente, ragazzuoli, eccomi. Allora, volevo farvi vedere che a distanza di tantissimo tempo ho finalmente messo un po' di eyeliner, solo questo, ho rifatto, già messo un filo di colore alle sopracciglia e basta, ce le ho sistemate pettinandole, insomma, un filo. Allora, sono scesa e faceva caldissimo, io nel frattempo ho continuato a pulire, cioè ho veramente fatto una marea di roba oggi, che non mi sono nemmeno messa a filmare perché mi sono un po' persa, sinceramente. Sono scesa, ho preso praticamente il pacchetto regalo. Guardate che carino! È troppo bellino. E poi ho intenzione di fare tipo un fiocco fatto a mano. Cioè. E adesso vado in palestra a Monza perché devo consegnare il mio certificato medico, prendere il badge nuovo. Cioè, ho deciso che lo richiedo perché non lo trovo. Cioè, ho passato pure tipo, penso, una buona mezz'oretta a cercarlo. Ho cercato tutte le borse, eccetera. Non lo trovo più. Non so come mai. Cioè, un po' tutto per il lockdown, eccetera. L'ho proprio perso. Ora, niente, io sono tornata. Sono praticamente andata in palestra. E, cioè, in realtà sono andata in palestra perché dovevo prendere il badge perché l'ho perso. E sì, alla fine l'ho pagato solo 6 euro, per fortuna, guardate, cioè, vi giuro. E poi, niente, ho portato il mio certificato medico e poi sono andata su da Marco. Abbiamo mangiato insieme un panino strabuono, tra l'altro. Già che ci sono, vi faccio vedere anche come ero vestita. Allora, in realtà sono vista praticamente così da, tipo, lo sto sfruttando tantissimo. In realtà è di Zara e niente, è come se fosse tipo una gonna lunga, però è un pantalone appunto a zampa d'elefante. E sì, non so se voi lo seguite, Marco mi ha appena mandato il link. Noi seguiamo Lucifer, la serie su Netflix, e uscirà la 5ª stagione, aspettate se riesco ve lo faccio vedere meglio, il 21 di agosto del 2021. No, in canale del 2021, oddio, ci sono rimasta malissimo. Pensavo adesso, non dice nulla di che poi. Però, prima uscita della prima parte, il 21 di agosto 2020. Ah, sarà divisa in due parti. Oddio, quindi esce quest'estate! Sì! Raga, sono a letto, niente, sono le 10:30, in realtà, oddio, avevo sonno già da prima, però ero su da Marco e quindi poi tempo di tornare qua, mi sono lavata, mi sono struccata, ho fatto tutto, eccetera, e nel frattempo ho visto che Judy ha messo la foto della bambina. Judy è una youtuber appunto filippina che io, cioè in realtà lei è filippina ma vive in America praticamente da una vita, e non vedo l'ora di guardarmi il suo vlog perché è uscito. Finalmente hanno fatto vedere per bene, insomma, la bambina. Si chiama Lea May. Lea, forse la chiamano Lea, non lo so.
Lea. Non lo so. Comunque sono troppo contenta, vi giuro. Cioè, lei è tipo quella che io seguo da tutta una vita. Cioè, veramente è dal 2000 e... Oddio, è dal 2000 e... Boh, quando ho iniziato a fare i video? Tipo 2009? Forse anche prima, 2008, non mi ricordo più. Vabbè, fatto sta che, cioè, ancora non si era fidanzata ufficialmente, ancora non si era sposata. Stava appunto con il suo attuale marito, ma stavano insieme tipo già da un sacco di tempo, e lei appunto aveva comunque concluso da poco gli studi di psicologia. Che ridere, cioè veramente, poi ho visto il loro matrimonio, è come se mi sentissi un po' parte della loro famiglia, poi col fatto che loro sono una famiglia mista e che lei appunto è filippina, ma appunto vive da una vita praticamente in America. Invece suo marito Benji è metà irlandese e metà giapponese. E ragazzi, io penso di non aver mai concluso proprio un video fino a, cioè, prima di andare a dormire. Veramente applausi a me e niente, insomma, spero che di avervi tenuto in compagnia. In realtà è un video proprio di pura quotidianità, ecco, nulla, nulla di che. Buonanotte e al prossimo vlog. Oh,